Per Telecountry News al Fate Bene Fratelli di Genzano, per una iniziativa molto interessante. Vogliamo parlarvi dell'AFMAL, l'associazione Fate Bene Fratelli Malati Lontani. Vicino a me il dottor Marianetti Massimo e Fran Massimo. Salve. Allora, l'associazione Fate Bene Fratelli Malati Lontani ha diverse iniziative, fa diverse iniziative, da diversi progetti. Uno di questi è il camper che abbiamo alle spalle. E l'aspetto sanitario di questa associazione ce lo facciamo raccontare dal dottor Marianetti. Allora, grazie Filippo per questa intervista. Siamo sempre contenti di poter diffondere le nostre iniziative di volontariato. Nello specifico l'AFMAL, che da 40 anni, perché festeggiamo i 40 anni proprio quest'anno, si è sempre occupata di volontariato sanitario in Italia e nel mondo. Nei Castelli Romani da più di 5 anni ormai organizza questo ambulatorio itinerante, questo camper che vedete alle nostre spalle, che offre in associazione con le sedi Caritas dei Castelli Romani e di alcuni comuni anche del litorale assistenza medica specialistica gratuita a persone bisognose, sia persone provenienti da altri paesi sia persone italiane che si trovano in condizioni di difficoltà. Eroghiamo circa 500 visite all'anno e effettuiamo non soltanto visite mediche ma anche prestazioni specialistiche come elettrocardiogramma, elettroencefalogramma, esami del sangue e distribuiamo anche farmaci eventualmente per poter curare o iniziare a curare le patologie che riscontriamo. Fran Massimo, l'aspetto spirituale di questa associazione. Allora, praticamente, come ha già suggerito e ha detto il dottor Marianetti, il nostro presidente locale, l'AFMAL non si avvalla soltanto di un aspetto sanitario, che è importante ed è centrale nel progetto AFMAL, ma si avvalla anche di una situazione spirituale e religiosa, perché è nata dai Fate Bene Fratelli e il nostro fondatore San Giovanni di Dio, 500 anni fa, voleva che il bene si facesse potendolo fare bene. E quindi facendo bene il nostro operato significa anche mettere a servizio delle persone bisognose la professionalità dei nostri collaboratori e la spiritualità del nostro fondatore San Giovanni di Dio. Qual è il fulcro centrale del Fate Bene Fratelli e dell'AFMAL? Uno solo in particolare, l'ospitalità. Il carisma di San Giovanni di Dio, 500 anni fa, suggerito dallo Spirito Santo, il nostro fondatore, ha fatto sì che concretizzasse con l'associazione AFMA e con l'Oasi della Salute quello che San Giovanni di Dio chiamava ospitalità, soprattutto creativa, caritativa e spirituale. Questo è un po' il sintesi di quello che noi facciamo a livello spirituale per i nostri assistiti e per i nostri collaboratori. Per quanto riguarda le iniziative prossime, nei prossimi giorni ci sarà una raccolta fondi. Sì, è una raccolta fondi dal 17 al 23 giugno circa, potrei ricordare male le date, però comunque la settimana è quella, in cui in delle modalità molto semplici sarà possibile donare ed aiutarci, aiutare tutte le sedi dell'AFMAL sparse sul territorio a compiere le loro missioni di volontariato in Italia e nel mondo. Tutte le informazioni sono facilmente reperibili ormai con i mezzi che conosciamo, quindi su internet e sui social, e gli ascoltatori potranno tranquillamente guardare quello che si fa qui e quello che si fa nelle altre parti del mondo ed aiutarci, quindi aiutateci ad aiutare. Fran Massimo, un messaggio. Sì. Allora, l'unico messaggio che possiamo dare è quello di evangelizzare, potendo evangelizzare, ma soprattutto cercare di aiutare chi non ha la possibilità di essere aiutato. L'AFMAL e San Giovanni di Dio da 500 anni e ancora chissà per quanto tempo offrono questo messaggio di salvezza e soprattutto di sanità, perché se si sta bene col corpo si può stare bene anche con l'anima. Allora, concludiamo questa brevissima intervista di presentazione di questa associazione e dicendo che potranno seguire su Telecountry News anche il calendario dei vari appuntamenti del camper, dove si sposterà nei Castelli Romani e sul litorale e le eventuali
visite che farà in quei giorni. Con questo ringraziamo Fran Massimo e il dottor Marianetti. Grazie a te, grazie a voi. Buon proseguimento. Grazie a voi. Bella, la carta d'identità.